Sul terreno di Fornelli, in provincia di Isernia, il Casarano ha vinto il suo quarto test con gli abruzzesi del Vasto Girardi, allenati da Fabio Prosperi, Capitan Bruno di Testa e Rodriguez, con un delicato tocco d'esterno destro, hanno rimontato nella ripresa l'iniziale marcatura di guida. Il risultato però sta molto stretto alla compagine di Vincenzo Feola, perché Favetta ha colpito un palo e Rodriguez una traversa, senza dimenticare che lo stesso attaccante cubano si è fatto parare un rigore. L'unico vero disappunto dell'ottimo allenamento congiunto è stato l'infortunio di Versienti, vittima di un risentimento al polpaccio destro. Soddisfatto il tecnico Vincenzo Feola, che inevitabilmente guarda la data del 27 settembre, quando inizierà il campionato. Un ottimo allenamento, buona prestazione, stiamo crescendo partita per partita, questa è la cosa più importante. Sono contento per l'impegno, la voglia che ci stanno mettendo questi ragazzi. Veniamo da carichi di lavoro un pochino pesanti, perché noi il nostro obiettivo è il 27 che dobbiamo essere pronti, perciò ho visto una crescita, dei miglioramenti e questa è la cosa più importante. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare, abbiamo grandi margini di miglioramento. La prima partita ufficiale è però la Coppa Italia, avversario il Carpi, che si giocherà il 23, e da limare ci sono i fisiologici difetti di una squadra che si sta preparando. Siamo venuti un pochino meno nell'ultimo passaggio e nelle conclusioni, ma questo fa parte del gioco ed è anche normale in questo momento. Poi come troveremo la forma migliore, penso che poi dopo davanti dimostreranno il proprio valore.